gli uomini in maglia granata all'interno dell'area di rigore. Singo ci prova, poi conclusione di Caramo in rete, il controllo, il pallone spedito alle spalle del portiere Szczęsny. Si sblocca la situazione al secondo minuto allo Stadium e in vantaggio il Torino grazie a un angolo battuto da destra, il pallone che è carambolato dalle parti di Caramo che lo ha controllato e di piede lo ha spedito all'angolo basso alla destra del portiere avversario. E tra l'altro questo è il primo gol che il Torino realizza nel corso del campionato con gli sviluppi di un'azione nata direttamente da calcio d'angolo. Torniamo a Torino. Il pareggio di Cuadrado al 16° minuto, azione proveniente da sinistra, vuoto Vlahović ma non il colombiano, controllo e conclusione in diagonale dal basso verso l'alto per il pareggio della Juventus, porta alla nostra destra al 16° minuto, situazione di nuovo in parità con Cuadrado che va a rispondere all'applauso della folla con tanto di danza sudamericana a festeggiare appunto una realizzazione molto importante. Un pallone in profondità sul filo del fuorigioco, Kostić abilissimo a vedere Vlahović, il pallone filtra, arriva a Cuadrado, conclusione in diagonale toccata anche da un giocatore del Torino, crediamo Rodriguez, che ha involontariamente spiazzato colpendo con il ginocchio il proprio portiere. In disperata passo all'indietro per Schürrle, il controllo di testa, anche sfiorato il pallone Schürrle ma non è riuscito a evitare che la palla stessa superasse se stesso e la linea di porta. 1-1 la situazione quando siamo arrivati al 17° minuto, una partita che sta mantenendo le promesse della vigilia. Il Toro che ha iniziato andando in gol e controllando poi la partita, al secondo affondo in pratica è arrivato il pareggio della Juventus, in precedenza un tiro di Di Maria su assist dal limite di Barrene Cea, titolare quest'oggi, con pallone finito alto e poi l'incursione di Kostić che intendeva servire Vlahović, il pallone è filtrato dalle parti di Cuadrado che non ci ha pensato due volte a battere a rete di destro, ma il pallone stesso ha prima toccato il ginocchio di Rodriguez, si è improvvisamente impennato rendendo vano sulla linea di porta anche il tentativo di Schürrle che comunque è riuscito a toccare il pallone. Gol chiaramente da attribuire a Cuadrado. Adesso c'è l'attacco della Juventus, il tentativo di Di Maria con pallone per Vlahović, limite, tiro, la parata in due tempi ad opera del portiere Milinkovic Savic, non ci ha pensato due volte l'ex viola Vlahović, ha fatto partire da circa 20 metri una conclusione a mezza altezza di sinistro, comunque centrale, era in ritardo nella chiusura Schürrle, si è complicato un pochino la vita il portiere della formazione granata, pallone che gli ha rimbalzato davanti ma non c'erano maglie bianconere nelle vicinanze, lo ha controllato e lo ha bloccato appunto in due tempi. Scaramuzzino. Sanabria fuori di poco, Torino vicino al gol del vantaggio, il cross che è stato scagliato da sinistra da parte di Rodriguez, colpo in testa di Sanabria, gran volo di Szczęsny a mettere il pallone in calcio d'angolo. Siamo a circa 30 metri dalla linea di porta, Linetti prova ad avanzare, c'è spazio per Ilić, alza lo sguardo, non il pallone che viene messo in rete da un bel intervento di punta di Sanabria, giocatore che si è fatto trovare libero sul primo palo e di prima intenzione ha portato in vantaggio il Torino al termine di una fase in cui la formazione granata ha comunque comandato il gioco stesso, porta alla nostra sinistra, ha chiuso bene sul primo palo Sanabria che ha colpito di esterno punta sorprendendo Szczęsny sul palo alla sua destra, tutto questo al 43° minuto, esulta Sanabria che ha realizzato in questo modo la rete numero 6 del campionato, un'azione che è nata dal settore sinistro, questa volta il cross non è stato operato da Rodriguez bensì da Ilić, ha chiuso benissimo tagliando sul primo palo e evitando la marcatura avversaria a Sanabria che ha colpito di prima intenzione sorprendendo all'angolo basso alla sua destra Szczęsny. Il Torino è di nuovo in vantaggio, 43° minuto che diventa adesso 44°, Juventus 1 Torino 2, il gol realizzato da Sanabria, calcio d'angolo che sarà battuto dalla bandierina di sinistra Di Maria, interessante la parabola, il tentativo di testa, il palo, pallone che non entra dopo il tuffo di Milinkovic Savic, la goal line
Technology dice che il gol è del pareggio. Non ha bloccato il pallone prima che varcasse la fatidica linea bianca il pareggio, arrivato in pieno recupero al primo minuto di recupero su un'azione nata da calcio d'angolo. Come sempre ha battuto molto ma molto bene Di Maria, una parabola che ha visto Danilo colpire il pallone in anticipo anche sul compagno di squadra, pallone che prima di entrare ha sbattuto sul palo alla sinistra di Milinkovic Savic, che poi è riuscito sì ad allontanarlo, ma quando il pallone aveva, secondo la Goal Light Technology, completamente varcato la linea bianca, porta alla nostra destra, l'arbitro ha dato subito uno sguardo al suo cronometro e in effetti dobbiamo dire che anche visivamente il pallone aveva comunque varcato e non di poco la linea bianca, nonostante in un estremo tentativo il portiere della formazione granata Milinkovic Savic con il braccio e con la mano sinistra lo abbia ricacciato lontano. Pareggio in pieno recupero, se vogliamo anche insperato, della Juventus che aveva subito poco prima la rete di Sanabria. È una partita divertente ma soprattutto equilibrata e ci prova ancora la formazione bianconera, un lancio lungo in profondità, è stato il capitano Danilo a trovare di testa un gol importantissimo, pallone che ha colpito il palo alla sinistra del portiere Milinkovic Savic, che poi si è coordinato per allontanarlo, ma il pallone stesso aveva, dopo aver colpito appunto il montante, già varcato la linea bianca. Tentativo però di ripartenza del Torino con Schurz che palla al piede, varca la linea centrale del campo, pallone sul destro, opportunità per Miraccio che ingressa in area di rigore, serie di finte, il sinistro a giro fuori di poco con il Torino vicino al gol. Alexandro, tentativo di lancio lungo di quest'ultimo per lo scatto di Fagioli, due uomini in maglia granata su di lui, Vlahovic davanti al portiere, traversa di sinistro, ha colpito dal basso verso l'alto Vlahovic, nulla da fare per il suo compagno in nazionale Milinkovic Savic, salvato dalla traversa, una conclusione che ha visto Vlahovic colpire di prima intenzione, nulla da fare per Milinkovic Savic, un sinistro ha cercato la precisione, ha trovato in pieno la traversa, e una Juventus che cerca in questa ripresa di fare la partita. Vlahovic che poco fa ha colpito una clamorosa traversa su assist da sinistra di Fagioli. Ripartiamo da Juventus Torino. Sinistro di controbalzo fuori di Cuadrado, cross proveniente da sinistra, il colombiano dopo aver fatto rimbalzare il pallone ha colpito di prima intenzione non trovando come nelle sue intenzioni l'angolo basso alla sinistra di Milinkovic Savic, pallone sul fondo, trova spazio Ilic, la profondità garantita da Linetti, ottima la finta per Sanabria, c'è una buona opportunità per il Torino almeno a livello potenziale, Miranchuk prova a entrare in area di rigore, single, serie di finte, prova la conclusione di sinistro sul fondo, Alexandro prova il lancio per Rabiot, in anticipo però c'è Linetti, Miranchuk di tacco, Linetti il suo sinistro, traversa piena, non è finita, ancora il Torino, Radonjić interno dell'area di rigore, prova il dribbling ma Danilo riesce in perfetto stile a non abboccare alla finta dell'avversario ed allontanare la minaccia, Cuadrado, siamo già sul fronte opposto, Vlahovic che la traversa l'aveva colta in precedenza, poi tentativo per Rabiot, poi lo scambio con Kostić, il cross pericolosissimo, allontana però la difesa granata, 21 e 40, 2-2, che partita allo Stadium Studio Torino. 25esimo minuto, se n'è andato quindi anche il terzo quarto di gara, 2-2 il punteggio, e dopo aver giocato l'ultima partita ufficiale in aprile con la maglia del Manchester è di nuovo giocatore a tutti gli effetti Pogba, rientrato quindi con la maglia bianconera in gara ufficiale, ha preso il posto qualche secondo fa di Barrene Cea, sono usciti anche Di Maria e Cuadrado al loro posto rispettivamente, Chiesa e De Sciglio per il triplice cambio voluto da Allegri. Juventus che prova a impostare, Juventus che però ha corso un grandissimo pericolo sulla conclusione di sinistro di Linetti che è stata respinta dalla traversa, portiere battuto, tentativo di Vlahovic, spalle alla porta, prova a evitare Gigi, riesce a scambiare comunque con De Sciglio, tocca bene il pallone sul fronte destro, il cross solo tentato appunto da De Sciglio con Chiesa che aveva provato l'1-2, è arrivato comunque il traversone messo oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo
con il quarto tiro dalla bandierina che sarà battuto da Fagioli, bandierina di destra secondo la visuale d'attacco della formazione in maglia bianconera, battuto corto per Chiesa, prova l'ingresso in area di rigore, il cross, colpo di testa di Bremer e il gol del vantaggio della Juventus. Bremer, il gol dell'ex, lo stacco imperioso di Bremer che esulta dopo essere stato sommerso dall'abbraccio dei compagni. Una partita infinita, la Juventus si porta in vantaggio dopo aver recuperato due volte. Juventus 3, Torino 2, il gol di Bremer che è riuscito a colpire il pallone rendendo vano il tentativo di parata di Milinkovic-Savic, azione nata da calcio d'angolo, cross all'interno dell'area di rigore. Danilo era riuscito a pareggiare nei minuti di recupero nel primo tempo. Bremer ha portato in vantaggio al 26esimo della ripresa i colori bianconeri, due gol presi direttamente su azioni di calcio d'angolo da parte della formazione di Juric. Gran volo di Milinkovic-Savic alla sua destra, ma nulla da fare perché è riuscito benissimo a dare potenza e precisione. Bremer porta alla nostra sinistra, la Juventus è in vantaggio. 27esimo minuto, la squadra di Allegri conduce per 3-2 sul Torino. Kostic, se calcherà lui, lo farà di sinistro, così infatti cross pericoloso, a vuoto il pallone in rete, poi sul secondo palo c'è l'arbitro però che indica una posizione. Sì, il gol è buono, il gol toccato in mischia da parte di Rabiot che ha spinto alle spalle del portiere avversario. L'arbitro e il guardaline probabilmente si sono sentiti a distanza, tutto regolare dice almeno per il momento il direttore di gara. Il cross di Kostic in tuffo è riuscito a sorprendere prima i due compagni e poi anche la difesa del portiere avversario. Il gol toccato il pallone da Rabiot che è riuscito a spingerlo con la parte inferiore del ginocchio quasi di stinco. Convalidato il gol realizzato da Rabiot, regolare quindi, posizione non di offside, davvero in mischia Rabiot che è riuscito a spingere il pallone alle spalle del portiere avversario Milinkovic-Savic. Mani sui fianchi per Chiesa, c'è anche Pogba all'indietro, parte Chiesa, conclusione a giro e Milinkovic-Savic la mette oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo. Mantiene il possesso la formazione juventina e soprattutto mantiene il pallone il più possibile lontano dalla propria metà campo. Calcio d'angolo l'ennesimo a favore della squadra bianconera, sono Fagioli e Pogba che si avvicinano alla bandierina, tutto lascia pensare quindi che batterà corto Fagioli proprio per Pogba, si avvicina anche Chiesa, arriva il triplice fischio finale allo stadio.